Buongiorno amici del Master Challenge, reso conto della situazione attuale dei record mondiali su Automobilista 2 con la Formula 1 V10 Gen 2. Allora abbiamo fatto Cascavel, che vabbè non è importante, però l'ho fatto per allenamento così. Record del mondo. Poi abbiamo fatto Daytona. Daytona anche qui non c'è stata tanta competizione. Donington ho fatto abbastanza fatica perché Donington proprio non mi piace, però comunque alla fine sono riuscito a trovare un buon giro. Poi abbiamo Donington, Hockenheim. Ecco, su Hockenheim ne abbiamo fatte di tutti i colori perché abbiamo il record sia nella Hockenheim nuova che nella Hockenheim vecchia, quella dove si andava a 3000 all'ora. Poi dopo Hockenheim abbiamo Interlagos. Qui non ho ancora girato su Interlagos vecchia, che sappiamo tutti è bellissima. Anche qui l'altra sfida è stata durissima con questo, quel secondo, che veramente ce l'ho 18 millesimi, però ad questo momento ce l'ho io. Jacarepaguá. Qui vabbè, qui sono pochi, non ci sono utenti, ma questo qui è stato fatto per l'ovale, perché Jacarepaguá lo usano tutti per l'ovale, ma con le IndyCar, e infatti ho fatto il record sia con la Formula 1 che con la IndyCar. Invece infatti vedete che nell'IndyCar è tutto pieno, ci sono 6 o 7 pagine. E poi torniamo alla V10. Stiamo per finire, abbiamo Suzuka, anche qui è stato molto duro. Il secondo è quello che mi dà più fastidio di tutti fino adesso. Poi abbiamo Monza, sono appena stato superato di 2 millesimi, ma proprio 2 millesimi, e onestamente ho anche margine, però non è che mi diverto più di tanto a guidare a Monza. Poi abbiamo Road America, il capolavoro. Qui c'è stata una battaglia tra i primi tre, che ci siamo alternati al comando tantissime volte, finché non siamo arrivati, diciamo, sul 32, e dove sul 32 ce la siamo giocata a millesimi ogni giorno. E adesso credo di aver fatto un tempo che penso sia veramente difficile da battere. Poi abbiamo Silverstone, Snetterton ancora fatto, Spa-Francorchamps, anche qui la battaglia è stata infuocata sempre con quello che mi ha dato filo da torcere sia a Suzuka che a Road America, però a Spa ho ancora margine. Poi vabbè, un altro circuito d'allenamento, Taruma, non conta niente, però